mail a una dirigente, una collaboratrice del Sor Mandella. Un momento di scoramento, quest'anno non avevamo sponsor, non avevamo una lira, non abbiamo veramente niente. Infatti vedete che manca qualcosa, mancano quei bellissimi pannelli di plexiglass dell'anno scorso, no? Bellissimi, però per le crisi, di spending review ci sta, va benissimo e anche meglio così, c'è più spazio. E avevo mandato un'email dicendo rimandiamo sine die, posticipiamo, per non dire cancelliamo perché non ce la facciamo fare. Dopo qualche giorno, e nel frattempo voi sapete la pubblica amministrazione, no, silenzio, silenzio, convinto, non avete l'anima in pace, mi sono tolto anche sta rogna della mossa, quest'anno campione posteriore. Mi arriva una telefonata di Antonio, non fare fesserie, non fare cazzate, non perdete questa occasione. Avete l'occasione di esporre a Palazzo Valentino, un posto straordinario, provincia di Roma, entrate nel palazzo per le vostre storie e rinunciate così. In effetti poi mi sono domandato, ma che senso ha allora, che senso ha non farlo? Io ormai nell'ultimo anno sono andato in giro come una trotta, in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, a raccontare che ci sono storie che devono essere raccontate, che tutte le storie sono importanti. Ci siamo fatti carico ogni giorno con i nostri volontari, la stragrande maggioranza di voi lo è, i nostri volontari, di queste storie che vedete alla parete, e quando si raccontano queste storie ci si fa carico di raccontarle con dignità e rispetto, di raccontarle a tutti i costi, anche a costo di pagare come con le, di tasca propria, e poi ci si arrende di fronte a una cosa del genere. Allora, con il nostro direttivo e con tutti gli altri amici hanno detto, ma sai che c'è, lo facciamo, ci siamo rimboccati le maniche e mai una volta nessuno si è tirato indietro, non ha mai fatto mancare entusiasmo, fino a un'ora fa, noi abbiamo chiuso l'installazione letteralmente alle 5:01, manca ancora qualcosa, vedrete le didascalie sono troppo in basso, semplicemente perché ci siamo scordati di lasciare lo spazio per attaccarle. Magari messaggio fai con calma perché... Infatti fai con calma. Gli osservatori più attenti, soprattutto quelli più abituati a una fotografia elegante delle gallerie, delle grandi riviste patinate, noteranno alcune drammatiche imperfezioni, le pecette raddoppiate, triplicate, non abbiamo un catalogo quest'anno, non avevamo i soldi per il catalogo, abbiamo deciso di spacchettare le immagini che trovate e abbiamo buttato sul tavolo un po' di cartoline a disposizione, così vi prendete le pagine del catalogo che sarebbe dovuto essere, lo faremo nei prossimi mesi. Peraltro, altro casino, abbiamo aperto stamattina la scatola delle cartoline, hanno fatto un casino con la stampa, sono venute tutte quante, il bianco e nero è diventato a colori, ma il colore è diventato un seppia, ma ci sta anche questo. Perché alla fine l'importante è raccontare queste storie. E come ho detto anche l'altro giorno sul sito, noi vinciamo nel momento in cui voi siete qua e le guardate, perché poi voi tornate a casa, non potete più dire non sapevamo, fare finta di niente. Adesso guardando queste storie direte, a cavolo, ma allora ci sono davvero queste situazioni. Vi dico solamente due tipologie di storie e una entrambe finiscono bene, diciamo. Una nasce nella tragedia, che è sul Fiore Emilia. Vi ricordate l'anno scorso avevamo delle fotografie del terremoto dell'Aquila. Sul Forcenge è nata a ridosso del terremoto dell'Aquila. Nel frattempo sono successe tantissime cose. Quindi sul Forcenge siamo andati in giro per il mondo, mostre dell'Emilia, mostre a New York, siamo andati in giro. Terremoto dell'Emilia, qualche mese fa. A giugno l'informazione mainstream tradizionale comincia ad abbandonare l'Emilia, i riflettori cominciano a spegnersi. Il giorno dopo della seconda scossa, quella ancora più tragica in Emilia, dato che in mezzo ci sono alcuni fotografi emiliani, Carolina Paltrinieri per esempio, sta lì, scappata di fotografie bellissime, poi vedrete aspetta la parete. Molta gente mi dice, ma perché non andate subito in Emilia a raccontare il terremoto? Io rispondo, ma perché non c'è bisogno di noi? C'è tutto il mondo, lo sarà tutta. Noi andremo più avanti, quando tutti se ne saranno andati. A giugno faccio una chiamata alle armi fotografiche, supportata da Riccardo Luna, Comitato Futuro, Protezione Civica, ActionAid, tra l'altro è a bordo, siamo a bordo anche in questa bella avventura, dicendo alla gente, se siete in ascolto, chiunque c'è là fuori, prendete le macchine fotografiche, caricatele, o usate Instagram, usate il smartphone, le macchine analogiche, qualunque cosa, andate e raccontate le piccole storie di prossimità. Nel giro di poche settimane abbiamo riempito un sito ad hoc di decine e decine di reportage straordinari. Centinaia di fotografie su Instagram. Ce ne stanno arrivando ogni giorno una caterva. Le amministrazioni locali ci chiamano per dire vi siete dimenticati di noi, come se mai noi di default ci fossimo fatti carico di tutte le miglia, praticamente. Un'altra, e quindi questa è una storia bellissima, abbiamo dato la voce a chi stava nella gente. Quasi contemporaneamente, quasi poco prima, in concomitanza con il terremoto dell'Aquila, abbiamo pubblicato una storia di Fukushima, della gente che è rimasta a Fukushima, la trovate in questa colonna centrale alle spalle. Di Katsuo Takahashi, qui alla sfortuna ha detto il nome, a noi va bene.
infatti è cosiddetto reportaggio di cazzo. E si chiama Those Who Remain Fukushima, coloro che sono rimasti a Fukushima. Lui mi ha mandato, straordinario, ha fatto una serie di ritratti a medio formato con l'Hasselblad, bellissimi inquadrati, di questa gente che è rimasta nonostante tutto e reagisce nonostante tutto, no? A resilienza, nelle zone di frattura, poi vedete anche il mio processo d'Afghanistan, nelle zone di momenti di rottura sociale c'è sempre una reazione che è uguale a tutto il mondo, l'attaccamento alla vita. Io ho detto, ma ti dispiace se aspettiamo qualche settimana a pubblicare in concomitanza del terremoto dell'anniversario dell'anno? Lui mi ha detto, ma ovviamente sì, Anna, sono molto felice, perché chi resiste, chi rimane, dopo certe tragedie, sono tutti uguali, tutti resistono alla stessa maniera. Quindi si è creato un ponte ideale tra chi soffre in Italia e chi soffre a Fukushima. Ultima storia, poi vi lascio, perché sennò veramente non la finisco più. Questa è una storia, questo ragazzo si chiama Mundo, ed è il risultato di un rapporto collettivo, di un lavoro collettivo che vedete su un'altra parete, condotto da Shoot for Change Messico. Con questi straordinari ragazzi, capitanati da una ragazza che è straordinaria a dire poco, perché chi l'ha conosciuta nelle ultime settimane a Roma, che è venuta a trovarci apposta, l'ha capito, un'energia che mi fa le scarpe in 30 secondi, si chiama Eva Chesada, una ragazzina che ha poco meno di 30 anni. Sono andati, armi pagali, tra le montagne del Chiapas, anzi lei dice tra le nuvole del Chiapas, si conosce quella zona, sa che bisogna superare le nuvole per arrivare sui picchi più alti del Chiapas, insieme alla ONG, nostra partner, si chiama Partners in Health, che sono un po' tipo Medici Senza Frontiere, portano assistenza medica gratuita nelle zone dove i governi locali non si rifiutano di portarla. In Chiapas c'è un'enorme porzione della popolazione completamente dimenticata dal governo messicano, l'hanno portato, hanno raccontato, lei alla fine da questa popolazione dove lei veniva tra le galline la sera in casa di queste persone la chiamavano la dottora fotografa, dice ma io non sono dottoressa, gli altri sono, no tu sei dottoressa perché noi ci fa bene anche averci le facce di fotografia, perché poi siamo allegri quando le vediamo, ci siamo mai visti in fotografia, non abbiamo mai avuto dei ritratti a fede alle pareti delle loro capelli. Ha scoperto che c'era questo ragazzo che viveva in una gabbia, lui è incatenato, questa è una gabbia, ci sono le galline, questo è un ragazzo che si chiama Mundo. Abbiamo raccontato la storia Il mondo del mondo, il mondo del mondo, che ha un disturbo probabilmente bipolare, un disturbo mentale che lo porta a perdere completamente la consapevolezza, la condizione di se stesso e scappa, cambia personalmente. La famiglia è molto povera, ovviamente non ha gli strumenti anche culturali per neanche rendersi conto che si tratta di una malattia. Cosa ha fatto? La fa vivere da tantissimi anni, da quasi 20 anni, chiuso in una gabbia. Tramite questo racconto, questa condizione, io non l'avevo ancora scritto sul sito, però questo è dell'happy ending di cui volevo parlare, ed è molto importante, mi piace più di tutto questo. Questa fotografia ha fatto il giro di internet, è come quando queste cose succedono, quando fanno un giro le fotografie, ritornano a casa, ritornano in Messico. Un noto medico messicano, cittadino del Messico, ha visto la fotografia, ha scritto a questo gruppo di nostri volontari che hanno inoltrato l'email a questa organizzazione di volontari medici, dicendo io credo di aver capito che cos'ha quel ragazzo e mi offro volontario, lo voglio curare gratuitamente. Questo gruppo di volontari, Eva Chesada, è ritornata pochi giorni fa in Messico. 2 giorni fa è entrata in città del Messico, mi ha mandato delle fotografie di questo ragazzo sorridente. Lo stanno già curando, sta molto meglio, non vive più in gabbia. In gabbia sta fuori. Questa storia è zero nell'economia di tutte le storie che si possono raccontare. Ma sono le piccole storie che raccontiamo. E noi oggi abbiamo vinto, perché poi voi adesso conoscete la storia di un ragazzino di 20 anni che fino a qualche giorno fa viveva in una gabbia nelle montagne del Chiapas. Grazie anche a un racconto, a dei raccontastorie, perché noi alla fine facciamo questo, raccontiamo storie. Ricordo sempre una famosa frase di Milton Robbins, che diceva i ricchi hanno i loro fotografi. Io aggiungo che noi raccontiamo tutti gli altri. Siamo solamente questo, siamo dei raccontastorie. Grazie di essere venuti. Sono qua in sala. C'è per esempio Jane Ackerman che ha fatto quel rapporto sulla salute mentale negli Stati Uniti, che ha vinto, il cui video ha vinto un Emmy Award. Non c'è Alfonso Rodriguez che vi saluta, però che ha vinto l'altro giorno un prestigioso premio in Spagna. Insomma, ma tutti, quasi tutti gli altri ci sono, ci siamo, ci vediamo su per un bicchiere e poi.